Ed eccoci qua con un'estate al mame. Oggi vi porto un gioco che difficilmente non conoscete, nel senso che anche chi non è troppo esperto di videogame l'ha giocato. Point blank o gambarlo. Io per esempio avevo, come ricordavo poco fa, una copia proprio non ufficiale del gioco del 2 forse, per PlayStation 1 e ti giuro ha salvato diversi pomeriggi. Con gli amici alle medie, eccetera, eccetera. Quindi, secondo gioco con la light gun della Namco, perché il primo dovrebbe essere Steel Gunner, che volevo portarlo, è il gioco su cui ho testato di più i settaggi della light gun, della Sinden, che ci ha accompagnato in questi episodi. E ve lo porterò, dai, uno dei prossimi episodi facciamo Steel Gunner. Però questo oggi era semplice, molto bello e mi sembrava una puntata ideale. Intanto iniziamo, siamo nel 1900. 94, intanto attivo il MAME. Ho messo questo bezel, questo marquee anche scritto MARQE. Point blank, sì, 94 Namco. Quindi cosa succede in questo gioco? Come ho letto poco fa, stavo facendo un ripasso per capire un attimo la situazione. Mi è piaciuta la descrizione usata, ovvero sono dei contesti non violenti in un shooting game, nel senso sono solo delle sfide, vedi, questi sono, è una finta prova della polizia. Io abbasso un po' per me, che se non ci capisco niente. L'importante è che voi sentiate al massimo. Intanto metto il fastidioso bordo bianco che voi non dovreste vedere e guardo se la chat è attiva intanto. Quindi vedete, sono varie sfide, alcune con colpi limitati, come in questo caso del piattello, altre con... Che giorno è questo? Ah, ringrazio appunto Hollow che ci aveva seguito l'ultima volta, mi sono scordato. Quindi altri con colpi infiniti, esatto, e qua dobbiamo difendere per esempio i protagonisti del gioco che sono Dottor Don e Dottor Dan, no? Non mi ricordo chi è l'uno o chi è l'altro, uno col viso allargato e l'altro con il viso allungato. E abbiamo 3 vite e le vite possono perdere, le possiamo perdere, o quando colpiamo i bersagli sbagliati o quando non riusciamo a raggiungere l'obiettivo della prova, per esempio. Colpisci tutte le palle in questo scenario oppure tot sagome di nemici nel minor tempo. Perfetto, va bene, dai, giochiamo. Vedi? Basic rules. One life is lost when players fail to reach the quota, come ho detto, quindi fallisci a raggiungere la quota necessaria. Oppure, bellissimo, proprio semplicissimo, spari a un obiettivo non corretto, quindi bomb civilian oppure degli altri colori, perché io sono il player 1, dovrò colpire i bersagli rossi nel caso del due giocatori. E il mio amico che non c'è dovrà colpire i suoi bersagli che sono blu e non i rossi. E no, vabbè, ho detto una cavolata perché queste sfide ci sono, cioè non volevo fuorviare, ma ci sono anche in un contesto single player. Quindi, ok, miseria. Allora, io farei questo di mezzo perché 4 stage durano veramente poco. E vediamo cosa ci propone. Dai, iniziamo con i ninja. 42 target or more, se no mi toglie la vita, per dire, no? Sentite bene, io ho la chat sotto, perfetto. Comunque, musiche molto bulle. Io quanto ci ho giocato questo sulla PS1. Perché avevo una G-Con che era nel pacchetto con Time Crisis. Ne avevo fatti più di 42. Oh, per pochissimo. Si sente bene? Ditemi chi sta seguendo se si sente bene. Allora, questo mi ricordo c'era da spaccarsi il dito, perché molti giochi sono ripetuti anche nei capitoli successivi. Poi nella versione console c'era una modalità storia. Che dovevi fare sempre i giochi. Dai, 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 dai. Però non c'ho voglia di spaccarmi il dito, voglio solo. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. No, ah, beh. Però bello questo. Finiva se missavo. Infatti, vuol dire che sono andato abbastanza. Poi c'è il mio preferito della foglia. Quindi, Protect Dr. Dan from Volcano Hot Lava. Ok, questo finisce in caso.
se un meteorite lo colpisce, è finita. Io devo colpire solo quelli che vanno verso di lui, perché non tutti. Ah, vedi? Non tutti vanno verso di lui, però diciamo. Ecco. Perfetto, ho resistito. Quota complete. Molto bello, ci avevo rigiocato l'altra volta per provare la pistola. Oppure ci sono questi miei preferiti, quelli che tu hai un colpo solo, hai un one shot e devi colpire un bersaglio solo. Questo è difficile, l'ho provato prima, ho perso. Quello della. Mamma mia, bellissimo. Sono contento che è tutto registrato. Vabbè, una cavolata, poi mi gasa questo. Ah, è vero, poi ogni tanto possono capitare quelli veri hard, lo lasciamo per ultimo. 25 piranhas. No, comunque la modalità storia della. Ah, 10 secondi, quindi è uno di quelli super veloci. Mi sa che non ce l'ho fatta. Ma era tosto. Questo mi ricordo che dovevi fare il trucchetto, no? Ta 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 ta, in mezzo allo schermo e qualcosa prendevi. Va bene. Scheletrones. Ovviamente la bomba no, che la bomba chiaramente ha il simbolo dello scheletro per ingannarti. Ecco, infatti già. Eccolo, un'altra vita che se ne va. Non diciamolo a nessuno. Direttamente from work. Ti ricordi questo qua, no? Il buon point blank, detto anche gun ballo, mille gun ballet, mille altre cose. Non ho capito cosa devo fare. Vabbè, devo beccare i miei sicuramente. Però se non mi appaio, non so se riesco a raggiungere la quota in tempo. Sì, io sparo. E poi c'è il very hard che. Esatto, che da me era scritto in giapponese questo. Shoot all three balls. Ah, a me che li devi colpire tutte e tre con uno solo, che non è quello che abbiamo visto prima. Quindi quando sono allineate. Ma è difficile, aspetta, eh. Eh sì, ciao. Però due su tre. No, niente, potevo fare meglio. Ah sì, ho perso un credito. Vediamo, qua c'è, ho un colpo. Beh, questo è più per selezionare quale vuoi. Toh, prendiamo questo, vediamo cosa c'è. Ah, una vita extra, dici niente. E questo anche in sala giochi con un credito giochi abbastanza. Uno dei carri armati qual era? Questo era figo, eh. Vabbè, conviene sparare anche quelli un po' lontani perché non li vediamo dopo, no? Va là, mi sa che uno stava per arrivare. Ricordi questo gioco o questo minigioco in particolare? Ah, questo mi sa che era il memory, vero? Però ci sono alcuni che sono ingannevoli, tipo questo è il cane che però assomiglia al leone. Madò, che figa. Allora, tipo. Sì, alcuni sono similari. L'oca, cioè non so che roba è, cigno. Il tanuki. Il porco che si confonde. Oh, però sono fatti bene, perché c'hanno i colori. Però questo è anche facile, ci cioè sono alcuni più ingannevoli ancora. Che è quello.
Vedi il rinoceronte con quello? Sì. Tutte queste che ho fatto questi giorni è sempre estate al mame, solo che questa, la novità è che con la pistola, come dicevo l'ultima volta. In teoria ne faccio uno a settimana, così almeno il video quando è caricato in differita su YouTube. Ah, fischia. Ah, vale. Gli do un po' di respiro, perché mi ricordo ne facevo 2 o 3 a settimana, però magari su YouTube dopo si accavallavano troppe cose. Invece uno a settimana riesco a fare diverse cose. E per il resto tutto bene, nel senso, questo sta andando, questo progetto sta andando discretamente, certo non al top. Cosa devo fare? Ah no, avevo le rosse. E per il resto tutto ok. Invece il lavoro lì nuovo va tutto bene, no? Un lavoro più rilassante. Ah, 2 me ne ha tolte. Ah sì, perché ho colpito anche. Non ho aggiunto la quota, né tantomeno ho colpito uno sbagliato. Ah sì, è vero, infatti d'estate non è il top, mi ricordo la foto con il cappello di paglia. Ti fai i muscoli e l'abbronzatura. Sto a morire. No, perché non me l'ha data buona? Questa cos'è che ho sbagliato? Vabbè. Facciamo questo dei banditi. Che questo sembrava un teschio. Un tizio con la faccia da teschio. Invece se zoomino. Allora, vabbè. Oh yes. Poi non so se sono riuscito. No, ma non credo che tu le possa fare, perché ancora non sono partnership, queste cose complesse, diciamo. Beh, questo lo spiego, perché questo mi piaceva un sacco da piccolo, perché hai 6 colpi e devi fare più punti possibili, quindi. E no, City Hunter praticamente. Che devi fare i punteggi. Infatti io adesso ho 31. Praticamente io adesso ho 31 follower su Twitch. In verità su YouTube 100 e un po', 110, che non è male. Cioè, ovviamente poi in relazione YouTube, averne 100 su YouTube è un non nulla, no? Come, però qua su Twitch dovrei arrivare a 50, quindi me ne mancano una ventina, si può dire. E poi ci sono anche degli altri requisiti, tipo che almeno 3 persone alla volta devono seguire la live, se no non vale. Però all'inizio secondo me conviene concentrarmi, arrivare alla quota, non questa, no, alla quota di 50. E poi speriamo che in questi 50 almeno 3 quando stream lo seguano, semplicemente. Esatto, poi ci vai tutto al castello finale e c'è last stage. Infatti sto gioco è molto easy. Ah, beh, io pensavo questo era della story mode, invece no. 5 secondi, tutti fireworks. E porca niente. Quindi ne partono su e niente, devo essere più veloce, di fare ta 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 ta. Oggi una puntata molto breve, ma meglio, così la gente lo guarda più volentieri.
Devi essere Ocelot, veramente. Vediamo. Dai, almeno Pretty Good. Così citiamo Ocelot. The beginner game, try expert game. Ah, ce ne sono. Ah, beh, no, c'è anche per scrivere. Anche il tutorial per scrivere il nome. 10 secondi, vediamo se ce la faccio. E poi? End. Vabbè, lascio. Perfetto. Ed eccoci qui. Semplicemente questo era Gunbarl, cioè in verità io perché c'ho la copia giapponese che diceva così, o Point Blank, da non confondere la famosa canzone Point Blank, un gioco di merda, il famoso Zebbone citava, ma quello parlava di un gioco free to play omonimo, infatti. Come si permette di chiamarsi nello stesso modo di questo, che non c'entra niente con il nostro Gambarl della Namco. E niente, grazie per chi c'è, per chi c'è stato e per chi ci sarà, e il buon Ale che è qua con noi dal lavoro. E niente, ci rivediamo alla prossima puntata di Un'estate al Mame, e questo episodio può essere recuperato, come al solito, in differita sull'omonimo canale YouTube. Spero che si sia sentito tutto bene come rapporto audio game e audio microphone, e ci vediamo alla prossima. Ciao Ale, ciao a tutti. Ecco, sbagliato, infatti, e voilà. Io